Dopo 4 CD musicali e 3 concerti, non potevamo certo accettare che il Covid ci facesse mancare all'appuntamento che oramai è diventato tradizione, ossia ritrovarci a ridosso del Natale con tutti i nostri lettori, con voi tutti, con quanti amano la musica corale. Per un concerto di voci vicentine, il suo titolo è Un Natale così. Ci sono dei punti di sospensione perché questo sarà un Natale diverso, probabilmente indimenticabile, un po' strano, ma noi ci saremo, saremo insieme a voi con un concerto che diventa un video che abbiamo registrato nel santuario di Chiampo, ovviamente nel rispetto delle norme sul distanziamento. I protagonisti, il coro El Vaio, diretto da Francesco Grigolo, con brani di autori vicentini dedicati a Natale, ma anche con le parole del maestro Beppi De Marzi, che racconta una storia di Maria e del presepe. Le parole di Natale di Galiano Rossetta, artista, scrittore, e di Alice Walzer Baldinazzo, giovane artista che parla del suo Natale. Distanti quindi, ma vicini, anzi uniti nell'augurio per tutti voi di una salute piena. Ascoltate e riascoltate questi frammenti di quotidianità e di Natale, anzi di serena quotidianità e di Natale buono. Il coro El Vaio è nato alla fine degli anni 60 dalla passione di un gruppo di amici per i canti della tradizione popolare. È composto da una trentina di coristi ed è diretto dal novembre 2015 dal maestro Francesco Grigolo. Il repertorio spazia dal canto di ispirazione popolare di montagna all'interpretazione di composizioni originali d'autore per coro maschile. Ha tenuto 1.500 concerti in Italia, 48 le tournée all'estero. Apriamo l'ascolto. Puer Natus di Manolo Darold. È un brano scritto nel 2012 e dedicato al coro giovanile Goitre di Meli. È qui presentato nella versione per coro maschile dell'autore. È tratto dall'introduzione della messa del giorno di Natale. È nato un bambino a Betlemme. Alleluia. Yeah.
C'è una parola... No, non mi tormenta, ma insomma la parola è insieme. Un Natale insieme. È una bella parola, insieme, che bisogna star lontani. È una bella parola, insieme, ma quando? Se bisogna star chiusi a ore. Oh, per fortuna la pubblicità ci fa vedere insieme un mondo di regali di Natale. E poi ci fa vedere dei mitici cenoni di Natale. È lì il nostro tempo diventa infinito con i regali di Natale, una montagna di regali di Natale e con i cenoni che ci sommergono. Il nostro tempo sembra infinito lì. Sembra infinito, ma non è così. Il tempo è infinito solo per chi è solo a Natale. Il tempo è infinito solo per chi è nella tribolazione, nella malattia in Natale. Il tempo è infinito, purtroppo, solo per chi è nella sofferenza di una separazione. Il tempo è infinito solo per chi è nel lutto a Natale. Mamma mia, insieme. E questa parola insieme è legata a Natale. Ma pensate... Giuseppe, Maria, il bambino erano soli in una misera grotta. Soli! Poi sono arrivati gli sporchi dei pastori. Sporchi perché nessuno li voleva vicino. E con loro quella misera grotta è diventata il luogo dell'amicizia e della speranza. Accidenti! Insieme! I pastori, gli ultimi, insieme a questa donna, al marito e al bambino appena nato, insieme. Lì non c'erano più regali, cenoni, c'era l'insieme. Quando due di voi o più vi troverete nel mio nome, io sarò insieme a voi. Accidenti, è insieme a noi. Proprio quello lì, insieme a noi, insieme a noi. Grandissima cosa. Ecco l'insieme. Ma come possiamo stare insieme se dobbiamo star separati? Eh no, c'è il telefono, c'è il video, c'è la posta scritta per stare insieme. E poi il presepe, il Natale. Come si fa a fare il presepe e non mostrarlo a nessuno? Il presepe va ammirato insieme lo si guarda. Solo allora ci viene la forza, il coraggio per dimenticare, sopportare quel dolore del bambino morto sulla spiaggia e insieme darci da fare per far vivere un altro bambino. Quindi Natale e insieme sono inscindibili. O te stai insieme a Nadai, se no te devi ripensare tutta quanta la tua vita. Buon Natale, insieme, insieme, buon Natale. Nella Tocuna di Candido Lucato è un brano del compositore e maestro del coro El Baio che lo ha guidato fino al 1990. Candido, oggi novantenne, preserva ancora lo spirito degli anni in cui ha scritto questa bellissima Ninna Nanna che risale al 1972. È un bimbo che dorme fra le braccia di una mamma. Non è detto sia Gesù, ma la sua stella brilla in cielo nella notte santa. Quando
Se penso al Natale, la parola che mi viene in mente è neve. Neve perché, come il Natale, entra nella vita di tutti, delle persone, in silenzio, con lentezza, e ti devi fermare per poterla ammirare. Tutti tornano un po' bambini con la neve, perché quando smette di cadere, subito iniziano a sentirsi le grida e le risate dei bambini che giocano a palle di neve. E questa immagine è un'immagine che lego al Natale. Tutti quanti si fermano, hanno finalmente un po' di tempo per godersi un momento che non tornerà, o comunque non si sa quando tornerà, perché comunque la neve è qualcosa di magico e rende tutto silenzioso, ma un silenzio che toglie il respiro. Un silenzio rispettoso, un silenzio che riempie il cuore, come il Natale. La neve un po' attutisce, è come una trapunta bianca che copre un po' tutto, che lo protegge, ed è un silenzio calmo, tranquillo, come quando torni a casa e sei con la tua famiglia e non servono tante, tante parole, l'importante è esserci. La neve poi è bianca e un po' pulisce le città, pulisce le strade e cambia anche l'aria che si respira. E tutto questo bianco, che poi è la somma di tutti i colori, è un bianco che pulisce gli occhi, che purifica, che rigenera. La neve, quando si scioglie, poi porterà alla primavera, ai colori. E quindi per me la neve è qualcosa sì di magico, ma che riesce a creare qualcosa di non solo bello fuori, ma anche dentro, nei cuori di tutti. Ecco perché ho scelto la neve. Questa parola per me è l'immagine perfetta del Natale, perché con la sua eleganza, con il suo silenzio, con la sua poesia, riesce ad unire tutti quanti, come dovrebbe essere il Natale. Riesce ad unire le persone, a farci fermare, a stare in silenzio, ad ammirarla. E a tutti auguro un felice e bianco Natale. Noël di Mario Lanaro, un brano tradizionale natalizio elaborato per coro maschile dal compositore vicentino. Descrive con gioia e solennità la scena del presepio, sfruttando al meglio le caratteristiche del coro maschile. Noel, Noel, chiara luce.
Pastori di Bepi De Marzi. Non servono presentazioni per il poeta e musicista arzignanese. Nei programmi di tutti i concerti del coro El Vaio, i suoi brani non mancano mai. Raccontano il presepio della tradizione, gli angeli in coro, i ruscelli di stagnola, il muschio, la grotta illuminata dalla dolcezza della Sacra Famiglia. Qui nella bottega del Busato, con i presepi, con la meraviglia, con l'arte di Vico Calabrò, che è sceso dalle sue montagne cadorine per essere vicino al Busato, dove poter stampare e realizzare per noi le storie illustrate. Mi dicevano i miei genitori che quando facevano il presepio, ero bambino, passando vicino al muschio mi mettevo a piangere e mia mamma, quando ho cominciato a parlare, mi ha detto: perché Beppino? E mi ha detto, e ho detto: perché è il Toseto, è il Gaffredo. Ecco, vedevo Gesù bambino quasi nudo, come nelle immagini di Calabrò, e pensavo al bambino che aveva freddo. Poi mia mamma credo che l'abbia anche coperto con una copertina, la statuina. Ma ho continuato a piangere e mi ha chiesto ancora perché ero più grande e ho detto: perché piango con la Madonna. La mamma di Gesù mi ha sempre fatto piangere e ancora adesso mi commuove. Ho fatto dei canti per Natale. Uno dice: notte santa, notte d'amore. Notte santa, notte d'amore, notte di stelle, notte di pace, solo il vento preme di là dei monti. E immagino Maria che ha freddo. Poi ne ho fatto un altro che dice: nella notte santa Maria non era felice. Questo è un po' più composito e dice: nella notte santa Maria non era felice, alta tra le stelle vedeva la croce. Ed è un recitativo. Nella notte santa Maria, Maria non era felice, alta tra le stelle vedeva la croce.
E poi ecco l'invito, nuvole del mare, nuvole del mare, lasciate l'onda, lasciate l'onda, correte con il vento sui prati di Betlemme e fate che le stelle disegnino la croce lontano da Maria. Ho sempre amato la Madonna e la sua sofferenza, l'ho anche cantata quando Mario Rigoni Stern mi ha confidato che i dimenticati soldati mandati a morire sul Don, che Roma aveva detto tornate a casa a piedi, sono partiti e prima di partire hanno cantato «Mira il tuo popolo che la Chiesa ha dimenticato». E gli alpini piangevano e scendevano le lacrime che diventavano perle di ghiaccio. Con le parole di Geminiani, ispirate da Giulio Bedeschi, che ha scritto «La notte di Natale calò sulla distesa bianca, solo i soldati sentivano di essere lontani da ogni bene, prossimi alle stelle». E ho cantato così «Era la notte bianca di Natale, ed era l'ultima notte degli alpini, silenzioso come fu l'orale, c'era il fuoco grande nei camini». Nella pianura immensa e sconfinata e lungo il fiume parea come un lamento una nenia triste e desolata che piangeva sull'alito del vento. E poi gli alpini che avevano pianto con «Mira il tuo popolo», eccoli, lungo le piste sporche e insanguinate e lungo il fiume, sono gli alpini che tornano a piedi piangendo e a ogni passo coprono una fossa. Ora dice Carlo Geminiani nella sua meravigliosa «Cantate piano, non li disturbate, ora dormono il sonno dei bambini». E io piangevo davanti al bambino in fasce e piangevo dicendo «il Toseto Gaffredo». E poi la mamma di Gesù, sempre rappresentata orante con le mani giunte, ma io vedevo le sue lacrime di perla, le sue lacrime di ghiaccio, e vicino lo stupore di Giuseppe e fuori le stelle coperte dalle nuvole per nascondere la croce. Così. Che lasciano le onde e vanno a nascondere la croce perché Maria non pianga più. Per me il presepio è fatto di lacrime di ghiaccio e profumo di muschio e in fondo ci sono le zampogne della speranza e le pecorelle che si raggruppano a nascondersi, a proteggersi l'un l'altra nell'immensa povertà. Buon Natale e buone feste! Lieti pastori di Gianni Malatesta è un'antica lauda natalizia nell'armonizzazione del maestro Padovano. Autore di armonizzazioni ed elaborazioni per coro maschile che hanno segnato una nuova coralità nel secondo Novecento.